Salve, mi chiamo Marcello Franca, vivo e lavoro a Pesaro come architetto dal 1986. Mi sono laureato nel 1985 presso il Politecnico di Torino con una tesi di laurea sul progetto Pesaro Colore di Michele Provinciali. Il relatore era Giovanni Brino, allora direttore del piano del colore della città di Torino. I collaboratori di Giovanni Brino erano Germano Tagliasacchi e Riccardo Zanetta, con i quali poi ho proseguito negli anni la collaborazione e i contatti. Ho iniziato quindi dopo la laurea la mia attività come libero professionista a Pesaro e ho continuato la collaborazione con Michele Provinciali. Michele Provinciali nel 1978 con i suoi studenti dell'ISIA di Urbino, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, ideò il progetto Pesaro Colore e quindi fu su questo progetto che, come ho accennato, fece la mia tesi. E con Michele proseguì, oltre che un rapporto di lavoro, anche di amicizia negli anni. Purtroppo il rapporto con Michele si interruppe per alcune incomprensioni, e a seguito del quale poi io ebbi l'incarico dal Comune di Pesaro di redigere il piano del colore di Pesaro. Michele, diciamo, si rammaricò di questo perché si sentì in parte escluso. Poi negli anni il nostro rapporto fu ricostituito. Devo riconoscere che tutto quello che io so del colore e ho imparato negli anni è in gran parte dovuto al bagaglio culturale che Michele mi ha lasciato e che ancora è in me, sia come conoscenza scientifica, diciamo, umanistica del colore, ma anche e soprattutto rispetto alla sensibilità che si deve avere per il costruito quando ci si immerge in un contesto ambientale, storico, artistico o paesaggistico. Fondamentalmente il colore non esiste, il colore è un'astrazione, diciamo, umanistica che ci viene data dal risultato dell'incontro tra la luce e la materia. Fondamentalmente l'aspetto principale del colore è la luce, cioè i fotoni che partono dal Sole, raggiungono la Terra, attraversano l'atmosfera e in qualche modo arrivano a incidere sui materiali, sulla materia, sulla roccia, sulla sabbia, sugli oggetti che noi costruiamo, che in qualche modo fanno da specchio. In realtà quindi il colore è la risultante di luce e materia. E rispetto a questa risultante noi cominciamo a definire il colore, che non riusciamo mai a definirlo come diciamo, un aspetto diciamo, oggettivo, ma cominciamo a dargli dei nomi, cominciamo a dire rosa pesca, rosso fuoco, giallo sabbia, quindi cerchiamo in qualche modo di materializzare una cosa che non è materializzabile perché fondamentalmente il colore è luce. In origine l'uomo costruiva con i materiali che trovava intorno a sé, quindi dalle capanne di carne, di terra, di sabbia o dagli due diciamo, dell'Antartide o dell'Artide. Poi con il tempo l'uomo ha cominciato a relazionarsi con gli altri uomini che abitavano nei paesi vicini, fino a costituire un rapporto che oggi dal punto di vista economico ci porta a costruire e realizzare il mondo che ci circonda con oggetti semilavorati, materie prime, in questo caso anche tinte, diciamo, applicazioni cromatiche possono arrivare dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Scandinavia, dalla Norvegia, dalla Russia, dall'America, dal Sud America. Questo porta a una specie di contrasto rispetto a quello che era l'armonia con la quale l'uomo prima riusciva a costruire l'ambiente e quindi anche cromaticamente esprimersi. E quindi questi nuovi prodotti vanno un po' controllati. Ci sono degli aspetti molto positivi di queste nuove tecnologie perché rispondono alle esigenze oggi che abbiamo, per esempio, di risparmio energetico, di abbattimento di costi, per esempio, per quanto riguarda la pulizia delle facciate, parliamo di nanotecnologie che consentono con la luce del sole e gli altri raggi ultravioletti di pulire le facciate, oppure di resistenza meccanica all'usura, sappiamo che una facciata ha un grado di durabilità che ogni ciclo di 20-25 anni necessita assolutamente di riteggiatura. Le nuove tecnologie portano a dei vantaggi tecnologici, ma il rischio che si corre, e che dobbiamo cercare insieme alle industrie che producono le tinteggiature e i prodotti per l'edilizia nel campo del colore, di fare in modo che queste nuove tecnologie che supportano e soddisfano queste esigenze non vadano a rovinare quello che è l'ambiente, diciamo, sia paesaggistico che anche storico, artistico e architettonico, soprattutto in Italia, come sappiamo, è un patrimonio talmente di grande valore e unico al mondo che non deve, nemmeno, non deve essere piegato, diciamo, da queste nuove tecnologie, ma in qualche modo deve essere, le nuove tecnologie si devono adattare a questo ambiente. Di conseguenza il mio approccio al piano del colore è un approccio che è passato attraverso una sperimentazione che ha cercato anche di capire se esistevano, come dire, delle metodologie tecnico-scientifiche per poter determinare quali sono le cromie storiche originarie, quali sono i colori caratteristici, scusate, di un centro storico o di un paesaggio.
e quindi siamo passati anche attraverso l'elaborazione al computer dei dati cromatici, attraverso la decodificazione alfanumerica dei colori con i sistemi di riferimento cromatici che potevano essere il MAS, l'NCS o l'Ostwald o altri sistemi. In realtà poi alla fine prevale l'idea che sulla quale ho basato un po' la mia tesi di laurea, alla domanda del professore di fisica tecnica che mi chiedeva: ma lei che ha studiato i colori, sa che esiste uno strumento per misurarli? Certo professore, lo strumento è lo spettrofotometro, ma l'uomo vede con gli occhi. E quindi è con i miei occhi, con la mia cultura, con i miei limiti anche di uomo, con le mie passioni, le mie tensioni emotive, con i libri che ho letto, con i viaggi che ho fatto, con le cose che ho visto, che quando mi immergo in un paesaggio, in un territorio, in un ambiente, e con questo bagaglio culturale, con questa conoscenza scientifica, che è la mia sensibilità, che io decodifico le cromie storiche originarie, e faccio in modo che alla fine la famiglia ristretta di colori rappresenti le caratteristiche morfologiche cromatiche di quel territorio. A mio parere, la luce è composta da tutti i colori dello spettro, quindi fondamentalmente tutti i colori sono infiniti nella loro gamma. Se questa luce incide sulla materia, e la materia ha infinite superfici, infinite capacità, abbiamo detto che con la nuova tecnologia avrà anche in futuro ulteriori, infinite possibilità espressive di restituire quella luce, e quindi un colore diverso, fondamentalmente il concetto non sarà quello di rintracciare o di indicare quali sono i colori del futuro. In realtà bisogna perseverare verso il raggiungimento di un'armonia, L'armonia non significa che i colori devono essere neutri, pacati, oppure devono essere necessariamente aggressivi, spinti, saturi. Vuol dire che la combinazione armonica e l'accostamento di questi colori deve realizzare una sorta di armonia interiore nei confronti delle persone che vivono l'ambiente. Questo soprattutto se parliamo di ambienti interni, che si sposano molto con la psicologia e la filosofia di chi vive la casa. Poi quando passiamo nell'ambiente esterno, i colori si complicano perché devono tener conto anche della loro storicità e quindi delle preesistenze, delle epoche in cui sono stati costruiti. Per cui spesso noi dovremmo essere condizionati nella scelta dei colori all'interno della casa rispetto a quella che è la nostra armonia interiore, all'esterno della casa, quindi nel territorio urbano, nell'ambiente costruito, rispetto a quella storicità degli ambienti. Potremmo anche creare in certi momenti dei forti contrasti, però dobbiamo farlo sempre con uno spirito che è ispirato all'armonia dell'ambiente, e quindi in qualche modo i colori sono come i figli, sono tutti belli, sono tutti brutti, l'importante è che il loro genitore, colui che li genera come un genitore, li ami e li senta dentro di sé.